Sia lodato Gesù Cristo e ben ritrovati cari amici teleradioascoltatori per questo nostro appuntamento settimanale con le parole di Maria. Quest'oggi voglio proporvi il messaggio della Regina dell'Amore del 28 di ottobre del 1987. Se la matematica non è un'opinione, vuol dire 36 anni fa. La Regina dell'Amore ci diceva in quell'occasione quanto segue. Benediciamo e ringraziamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Figli miei, è necessario che il vostro sguardo sia in Gesù. Riuscirete così a capire e vivere la mia chiamata. Con voi desidero chiamare tutti alla nuova vita. Servitevi anche voi degli umili di cuore, dei convertiti per convertire. Destate coloro che sono nel torpore e nell'incantesimo del maligno. Tra poco io mi allontanerò da voi con la mia presenza fisica, ma sarò ugualmente in mezzo a voi anche se non mi vedrete. Non aspettate ancora, non siate nell'indugio. Vi amo, figli miei, e vi benedico. Ecco, sono parole che, come sempre, avete modo anche voi, occasione anche voi, attraverso il riascolto oppure attraverso il libro dei messaggi Maria Chiama, di rileggervelo con calma questo messaggio per trovare quello che ovviamente la Regina dell'Amore vuole ispirare ai vostri cuori. Io vi permetto soltanto di proporre una meditazione su questo messaggio, dove sostanzialmente, secondo me, almeno secondo il mio punto di vista, balza all'occhio balzano all'occhio alcuni punti che possiamo ritenere più importanti sostanzialmente. Allora, prima di tutto, la Madonna ci raccomanda di tenere fisso il nostro sguardo su Gesù. Anzi, lei dice non su Gesù, ma in Gesù. E questo in Gesù forse dice qualcosa di più importante che non semplicemente dire guardate qualcosa, guardate qualcuno, perché tenere gli occhi fissi su Gesù vuol dire io vedo Gesù, là lo vedo davanti a me, quindi lo fisso, vedo quello che lui fa. La Madonna dice tenete lo sguardo in Gesù. In vuol dire dentro, in un certo senso. Quindi tenete lo sguardo dentro il Sacro Cuore di Gesù. Guardate all'amore di Dio, ma soprattutto cercate di capire che Gesù è dentro di voi, è in voi, e quindi se voi siete in Lui e Lui è in voi, è naturale, non è soltanto una questione di imitare Gesù a questo punto, ma è una questione di diventare anche noi, con l'opera dello Spirito Santo e l'intercessione potente della Madonna, diventare anche noi un alter Christus, cioè arrivare a dire con San Paolo non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, ecco, in me. Quindi vedete, la Madonna con questo in Gesù ci sta dicendo qualcosa che è molto più profondo che semplicemente dire guardate a Gesù e cercate di seguirlo come fa il cagnolino con il proprio padrone o come fa il bambino con il proprio padre. No, c'è qualcosa di più. Conformatevi a Gesù vuol dire. Conformare vuol dire prendere la forma di Gesù. È la nostra santità, è il nostro cammino di santità che non dobbiamo mai dimenticare, deve continuare tutta la vita, tutta la nostra giornata. Figli miei, continua la Madonna, con voi desidero chiamare tutti alla nuova vita. Certo, la santità richiama la santità. Quando un pastore è santo, santo è il gregge. Quando un padre è santo, santa è la famiglia. Quando chi guida è santo, santo è il popolo. Santi sono coloro che seguono la guida. Naturalmente non tutti lo seguiranno, perché purtroppo nel mondo sappiamo c'è anche il diavolo che divide, che mette uno contro l'altro, certamente è così, ma il nostro richiamo, il richiamo che la Madonna ci fa è come sempre, non soltanto alla nostra santificazione, ma ad avere un cuore e uno sguardo per gli altri, Quindi con la vostra chiamata, con desidero chiamare tutti alla nuova vita e servitevi anche voi degli umili di cuore, dei convertiti per convertire. Certo, perché i convertiti possono testimoniare con la loro vita il passaggio dalla vita di prima a quella nuova, dalla vita del peccato alla vita di grazia, dal diavolo al demonio se vogliamo, dal diavolo a Dio se vogliamo, dalle cose, diciamo, dal peccato alla grazia. Lo possono testimoniare facendo capire quella chiamata che hanno avuto dentro e come la loro vita è cambiata. E quindi per convertire i convertiti sono
la cosa più bella. E quanti convertiti a San Martino di Schio, soprattutto nei primi anni, per così dire, no? Ecco, servitevi dei convertiti anche voi per convertire. E qui arriviamo alla frase che secondo me è il fulcro di questo messaggio. Destate coloro che sono nel torpore e nell'incantesimo del maligno. Nel torpore e nell'incantesimo del maligno. Oggi ci sono tante anime che sono nel torpore, cioè sostanzialmente sono fermi, immobili, stanno bene perché diciamo così non c'è né freddo né caldo, c'è la tiepidezza, ecco, e c'è il rischio di diventare anime tiepide, ecco, nel torpore vuol dire proprio questo, e nell'incantesimo del maligno. Il maligno ti fa pensare che oggi va tutto bene, che oggi non è mai stato così bello come nella storia, che oggi abbiamo tutto, che oggi stiamo bene, che oggi abbiamo la ricchezza, che oggi abbiamo tanti mezzi che ci servono, che abbiamo tanta tecnologia per cui stando fermi puoi avere in mano e comunicare col mondo intero, e quindi va tutto bene, va tutto bene. Ma siamo sicuri che va tutto bene anche per la nostra anima? La Madonna ci ha detto fin dall'inizio delle sue apparizioni che oggi c'è un peccato nuovo, farlo, giustificarlo, legalizzarlo. E molte anime che accettano questa nel torpore, accettano questo incantesimo, c'è un detto nel Veneto che una volta affermava, quale diceva, chi ignorantemente pecca, ignorantemente si danna. Ecco il torpore, non pensare più alla propria anima, non pensare più al cammino di santità. Ecco perché la Madonna ci raccomanda, prima di tutto il cammino vostro di santità, servitevi pure degli umili di cuore, servitevi pure dei convertiti per cercare di richiamare quanti devono essere convertiti, quanti dovrebbero convertirsi, e sono tanti purtroppo, ma soprattutto destate, ecco, aiutatemi a destare coloro che sono nel torpore e nell'incantesimo del maligno. E solo la testimonianza cristiana autentica può mettere nel cuore di tante persone almeno un piccolo seme, può mettere la pulce nell'orecchio, come si suol dire. Poi bisogna pregare molto perché quella pulce nell'orecchio, il termine non è tanto bello, ma comunque quel seme seminato dalla nostra testimonianza, dalla nostra parola quando serve, possa fecondare e convertire altri cuori ancora. Tra poco, dice la Madonna, io mi allontanerò da voi con la mia presenza fisica. Nel 2004 la Madonna, il 15 agosto 2004, per l'ultima volta ci salutava, e poi con la sua presenza cosiddetta fisica, cioè le sue apparizioni, si è allontanata, per così dire, ma in realtà non si è allontanata. Perché? Perché sarò ugualmente in mezzo a voi anche se non mi vedrete. E questa è la nostra consolazione. Maria è ancora nei luoghi di San Martino, Maria è ancora dove si lavora per lei, Maria è ancora dove ci si consacra la Madonna, Maria è presente dove si prega soprattutto il rosario. Lei non si è allontanata veramente, lei non si mostra più fisicamente, per così dire, ma c'è ancora e continua a guidarci. E ripeto, laddove si lavora per lei e con lei, si fanno le cose che lei ha chiesto, lei è presente e ci aiuta. Non aspettate ancora, non aspettate ancora, non siate nell'indugio, quindi non cercate, non siate lì nel dubbio, ma devo fare, non devo fare, cosa devo fare, cosa non devo fare. Camminate, andate, forza, coraggio, vi amo figli miei e vi benedico. E a proposito di questo indugio, oggi è domenica 29 ottobre, e quindi il calendario ci dice che mancano ancora 6 giorni lavorativi per poter andare a firmare la petizione Un cuore che batte. 6 giorni lavorativi, perché lunedì, martedì, mercoledì è festa e quindi non c'è nessun operatore nel comune, eccetera. Giovedì 2, venerdì 3, sabato, domenica no, lunedì 6, martedì 7 novembre. Ancora 6 giorni, quindi chi non l'avesse ancora fatto, perché so io la tentazione com'è, ma abbiamo tempo, ma andremo la prossima volta, ma andremo settimana prossima, ma andremo il mese prossimo, tanto c'è tempo, e ci troviamo alla fine che magari non l'abbiamo ancora fatto. Quindi sono gli ultimi 6 giorni lavorativi da oggi per poter ancora andare a firmare questa petizione Un cuore che batte. E sapete bene che anche questo per noi è
una, anche se è questione solo di una firma, non è certo questo soltanto che la Madonna ci chiede, ma ci chiede anche questo, perché dobbiamo svegliarci, destarci dal torpore. Quindi se vogliamo ancora tentare di convincere qualcuno, sostanzialmente per fare questa firma, bene, è l'occasione più giusta, è l'occasione più opportuna. Carissimi tutti, noi abbiamo parlato l'altra volta, e parto sempre anche dal messaggio che abbiamo appena meditato, e abbiamo meditato l'altra volta, ci siamo chiesti perché la guerra, perché scoppia la guerra, perché invochiamo la pace e scoppia la guerra e scoppiano altre guerre. E abbiamo detto che le cose sono chiare, ormai abbiamo rinnegato Dio, abbiamo rinnegato tutti i valori, ormai l'Europa, se vi ricordate la meditazione dell'altra volta, ormai l'Europa è in preda al, diciamo così, all'autodistruzione, è in preda al torpore più tremendo, è in preda all'indugio, è in preda all'assenza di valori, all'assenza di valori. Però ricordiamoci bene, ed è il motivo per cui adesso vi leggerò una riflessione interessante fatta da una persona che se ne intende, adesso vi dico tutto, ricordiamoci sempre che i vuoti che vengono creati, qualcuno li riempie. Ricordiamocelo sempre, i vuoti vengono sempre riempiti, perché la storia questo ci insegna, questo ci insegna. E allora ho qui con me, ho trovato in questa settimana una intervista, anche abbastanza breve, ma noi leggiamo anche di questa intervista breve, leggiamo quello che ci riguarda, quello che ci interessa, un'intervista abbastanza breve a Mahdi Cristiano Allam. Sapete che Mahdi Allam è un musulmano convertito, fu addirittura battezzato la notte di Pasqua in Vaticano da Benedetto XVI, non mi ricordo se nel 2008-2009, insomma Benedetto XVI era papa da pochi anni, si convertì al cristianesimo e naturalmente molte volte Mahdi Cristiano Allam, che abbiamo anche noi, pensate, nel 2010 fu ospite anche da noi al meeting di San Martino di Schio, e lui sta passando per così dire la vita a denunciare il rischio enorme di islamizzazione dell'Europa e dell'Italia. Ma attenzione, perché lui, come mette in evidenza, e lo diremo tra poco, mette in evidenza che gli errori non sono loro, cioè loro fanno il loro lavoro, fra virgolette, è il nostro l'errore. Ecco allora, per non, diciamo così, perdere ulteriore tempo, quello che lui dice a proposito di, sostanzialmente, di quello che sta avvenendo anche nel Medio Oriente e di riflesso, diciamo così, c'è cioè una cosa che potrebbe coinvolgere il mondo intero. Allora, Mahdi Allam inizia la sua intervista dicendo questo, che è la cosa forse più importante. Il tracollo demografico e il relativismo etico e religioso stanno favorendo l'espansione dell'Islam in Europa. Allora, il tracollo demografico, avete sentito nei giorni scorsi che anche per il 2023 le nascite sono in Italia sono ulteriormente calate rispetto al 22, che era già il termine minimo, record negativo che avevamo avuto dal 60-70 in poi, quindi già ancora meno, sempre meno, diciamo così, nascite, quindi tracollo demografico, ma anche il relativismo etico. Torpore, ha detto la Madonna, indugi, ha detto la Madonna, persone che dovrebbero convertirsi e che non lo fanno, persone che vivono nel peccato, persone che rifiutano Dio, che rinnegano Dio, che vivono come se Dio non esistesse, e sono tanti, tanti, tanti. Ecco, allora queste due cose, dice Mahdi Allam, favorisce l'espansione dell'Islam in Europa. Il futuro dell'Occidente è segnato. La nostra, dice Mahdi Cristiano Allam, la nostra è una civiltà decaduta proprio per la scarsa natalità. Prima di tutto per la scarsa natalità. E l'aborto ha favorito di molto la scarsa natalità, diciamocelo francamente. Ma d'altra parte, scusate, è inutile che andiamo tanto a far giri di parole, perché la Regina dell'Amore nel 1986, quindi in tempi non sospetti, e ve l'ho ripetuto tante volte anche in queste trasmissioni, disse a Renato, fece a Renato una profezia, potremmo dire oggi una facile profezia. Parlando dell'aborto, disse un giorno la Madonna a Renato: «Figli cari, che cosa ne fate delle vostre belle grandi case?»
Di chi saranno un giorno? Dove sono i vostri figli? Io vi dico, non stupitevi se fra non molto tempo vedrete fratelli di altre lingue, di altre culture, di altre religioni che piano piano prenderanno il posto dei vostri figli, di quei figli che voi non avete voluto. Ecco, e vediamo quanto ogni volta che si parla dell'aborto, o di togliere l'aborto, di limitare l'aborto, pensate alla petizione di cui vi ho parlato poco fa, un cuore che batte, no? Per far sentire alla madre il cuore del nascituro, del bambino che porta in grembo, in modo che sappia bene, perché non si tratta di dire non devi farlo, la legge te lo permette, ma sappi quello che fai. Ecco, questo. E laddove questa legge è passata in Ungheria, in alcuni stati degli Stati Uniti, l'aborto, i dati dell'aborto sono caduti in verticale, avete capito? Gli aborti sono calati tantissimo, sono nati tanti bambini, c'è poco da fare. L'aborto è una delle più grandi cause, l'ha detto la Santa Teresa di Calcutta, è la causa dell'assenza della pace. Abbiamo ripetuto anche l'altra volta. Ecco, oggi quindi questo problema è grandioso. L'Europa, dice Mahdi Allam, diventerà islamica. E, le popolazioni europee, dice, continua, fanno sempre meno figli. Su circa 450 milioni di abitanti che ci sono nei 27 paesi che compongono l'Unione Europea, 450 milioni di abitanti, solo il 16%, che è pari a circa 80 milioni, solo il 16% hanno meno di 30 anni. Ci rendiamo conto da soli che siamo destinati ad estinguerci. Perché se su 100 persone solo 16 hanno meno di 30 anni e quindi propensi con una propensione maggiore al matrimonio e alla fertilità, voi capite bene, perché poi dai 30 ai 40 anche, però chiaramente è già, diciamo, una propensione che comincia a calare. Ecco, voi capite bene che l'estinzione è fuori discussione, per matematica, non perché sa quali motivi, per matematica. Quindi, diciamo così, 16% di 450 milioni hanno meno di 30 anni. In un contesto in cui, fra l'altro, il relativismo religioso ha fatto sì che non abbiamo la certezza di chi siamo, sul piano della fede e dell'identità, delle radici religiose, dei valori, eccetera, eccetera. Questo è il punto. Quindi accanto a questa situazione, e ripeto, si tratta di matematica, abbiamo anche quell'altra, il relativismo etico, l'assenza dei valori, il relativismo religioso, la perdita proprio della fede e dei valori che hanno sostenuto la tradizione, la storia e i valori stessi dell'Europa. Tutto questo è in crisi oggi, tutto questo è in crisi. Invece, dice Mahdi Allam, dall'altra parte del Mediterraneo, meridionale e orientale, e lì le cose sono completamente diverse. Su circa 500 milioni di abitanti, quindi 450 milioni in Europa, 500 milioni dall'altra parte, quindi poco di più sostanzialmente, ma il 70% hanno meno di 30 anni, avete capito? Quindi questi sostituiranno gli anziani e avranno una propensione maggiore a mettere al mondo figli. La matematica è la matematica, c'è poco da fare, c'è poco da fare, c'è poco da fare. E quindi è inutile che facciamo chissà quali elucubrazioni mentali. Il destino è questo, il destino è questo, matematicamente. E quando si mettono sul piatto della bilancia, da un lato 80 milioni di, diciamo, di under 30 europei, fra l'altro disorientati, senza una certezza della propria identità, perché ovviamente li abbiamo cresciuti sapendo che c'è il divorzio, sapendo che c'è l'aborto, sapendo che quindi non si rischia niente, sapendo che fra l'altro conviviamo, che è meglio, perché se poi non andiamo d'accordo ognuno per la sua strada, eccetera eccetera, lavoro, economia, finanza, non so, lavoreremo, avremo, prenderemo, possiamo farci una casa, eccetera eccetera eccetera, e potremmo continuare all'infinito con questi problemi. È chiaro che qui abbiamo, mettiamo sulla bilancia, il 16% degli europei con meno di 30 anni e completamente disorientati anche dal punto di vista etico-morale e della loro identità, e dall'altro abbiamo 350 milioni di giovani, cioè 70% di giovani, che invece hanno la certezza e la convinzione che la loro religione, in maniera particolare l'Islam, che è maggioritario in quelle nazioni, e da quelle nazioni soprattutto vengono molti immigrati in Europa, è un fatto, non me lo sto inventando niente,
Bene, è chiaro che questi invece 70% di under 30 delle sponde, diciamo così, orientali del Mediterraneo, hanno la certezza e la convinzione che l'Islam è l'unica religione che deve trionfare nel mondo. Il risultato, quindi, se mettiamo tutto sulla bilancia, è inequivocabile. Abbiamo numericamente, siamo inferiori, numericamente negli under 30 con la propensione eccetera, siamo nettamente inferiori perché, ripeto, 16% contro il 70%. I nostri under 30 non sanno bene chi sono e da dove vengono, mentre gli altri sanno benissimo e sono convinti che l'Islam è l'unica religione che deve trionfare nel mondo e soprattutto nei paesi cristiani, lo sappiamo molto bene. Allora l'intervistatore chiede a Mahdi Alam, ma allora l'esito è inevitabile? Risponde lo scrittore, il saggista, appunto, perché è un saggista, scrive saggi, scrive libri, eccetera. Noi europei, dice Mahdi Alam, siamo condannati ad essere islamizzati demograficamente. Sottolineiamo questa cosa, islamizzati demograficamente. Cosa vuol dire? Non islamizzati con la violenza, con le armi, con le bombe, eccetera, eccetera, che potrebbe capitare pure quello. Soprattutto demograficamente, è questione di 20, 30, 40 anni, cosa volete? Siamo destinati a questo. In tutte le civiltà, continua Mahdi Alam, quindi storia questa, storia, in tutte le civiltà la decadenza ha avuto origine nel tracollo demografico. L'impero romano, e tutti quanti abbiamo studiato l'impero romano perché noi siamo abbastanza eredi ancora oggi, specie in Italia, dell'impero romano e del suo, diciamo così, e dei tanti suoi valori, eccetera. Sostanzialmente l'impero romano di Occidente, prima a causa di una pandemia, guarda caso, che per 20 anni dal 165 al 185 sostanzialmente limitò di molto la popolazione. Tant'è, e poi anche per la crisi della natalità, perché già allora, verso la fine dell'impero romano, anche lì non nascevano più bambini, tutti si erano imborghesiti, tutti erano arricchiti, tutti stavano bene con quello che avevano, non si preoccupavano più di niente, l'impero, bah, cosa ci interessa dell'impero? L'abbiamo costruito con tanto sangue, con tanta violenza, con tante guerre, ma allora quegli uomini ci credevano, adesso non ci si crede più perché tanto va tutto bene, non cambia niente. Ecco, pandemia, crisi demografica, assenza e perdita dei valori fondanti l'impero hanno fatto sì che sostanzialmente l'imperatore Caracalla, verso la fine del secondo secolo, anzi all'inizio del terzo, del 212, concesse un editto, concesse la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero. Ma non bastò, perché i sudditi dell'impero erano di estrazioni diverse e non tutti avevano conosciuto bene la storia e i valori dell'impero, per cui sostanzialmente tutto diventò, ecco, sì, la cittadinanza per tutti, ma non ci fu più omogeneità, o comunque la quasi totale omogeneità di valori, eccetera. Tant'è che l'impero si indebolì ancora di più e nel 476 l'impero d'Occidente cadde. Ecco, quindi il tracollo demografico, dice Mahdi Alam, il tracollo demografico è il punto da cui partire, sempre per le crisi dei paesi. Ma allora siamo condannati, dice l'intervistatore, siamo condannati, l'Europa è condannata a sto punto, non c'è più niente da fare, secondo questa visione. E risponde Mahdi Alam, la nostra civiltà decaduta per il tracollo demografico trova poi, e lo ribadisce, nel relativismo religioso una ulteriore debolezza. Le chiese si svuotano, vengono messe all'asta, sostituite da moschee, e questo in Europa sta succedendo molto, molto. Noi in Italia ancora non sentiamo niente di questo, ma in Europa ci sono molte chiese che ormai sono diventate moschee. Quindi sostanzialmente, continua Mahdi Alam, qui le chiese si svuotano, vengono messe all'asta, sostituite da moschee oppure trasformate in supermercati o night club addirittura, o discoteche. Questa è un'Europa che ha rinnegato il cristianesimo. Questa è un'Europa che, oltre alla crisi demografica,
ha rinnegato la forza morale che la sosteneva, data dal cristianesimo. Anzi, io dico che c'è anche un rapporto reciproco. Rinnegare il cristianesimo ha portato anche alla crisi demografica, perché noi sappiamo bene che per il cristianesimo crescete e moltiplicatevi, la Bibbia, poi Gesù naturalmente, mettere al mondo figli è lo scopo del matrimonio, è lo scopo di coloro che hanno la vocazione al matrimonio, mettere al mondo dei figli. 1, 2, 3, 4, non ha importanza, ma lo scopo è questo. Quindi sostanzialmente l'assenza del rinnegare il cristianesimo ha portato alla crisi demografica. La crisi demografica accanto al rinnegamento del cristianesimo e della nostra fede, dei nostri valori, purtroppo è un, come si può dire, è un coarcevo di elementi che sono una bomba, che sono una bomba per la nostra Europa. Questa è un'Europa che ha rinnegato il cristianesimo. Basta pensare che nella sede del Parlamento europeo, e qui posso testimoniare che è vero perché ci siamo stati più volte, nella sede del Parlamento europeo non c'è un luogo di culto cristiano, ma solo una generica sala della meditazione. Ed è vero, quando noi siamo andati a portare la statua della Regina dell'Amore nel Parlamento europeo, sia nel 2011 sia l'anno scorso nel 2022, siamo stati dove a celebrare la messa? Nella stanza della meditazione. E vi dicevo, mi pare, l'anno scorso, che in fondo alla stanza c'è un grande armadio con tanti scompartimenti, dove praticamente in uno c'è, ci sono i paramenti, gli oggetti per i cristiani, per i cattolici, da là per i musulmani, qua per i buddisti, qua per gli induisti. Tutte le religioni sono rappresentate dentro questa stanza della meditazione. E già questo è il segno tangibile che l'Europa ha rinunciato completamente alle sue radici cristiane. Come non ricordare qui gli appelli forti di San Giovanni Paolo II per il riconoscimento delle radici cristiane nell'Unione Europea. Non si è voluto assolutamente ascoltarlo. D'altra parte sappiamo che molti di quelli che ci governano purtroppo fanno parte di alte logge massoniche. Non hanno voluto le radici cristiane e adesso questa è la situazione. Quindi conclude Magdi Allam, l'Europa è allo sbando sulla propria identità e quando c'è un vuoto, e quando c'è un vuoto di valori, eccetera, eccetera, e anche demografico, e quando c'è un vuoto, viene sempre colmato da qualcun altro. Questa Europa diventerà islamica. Questa è la conclusione di Magdi Allam. Diciamolo pure, una conclusione un po' pessimistica di Magdi Allam, è un po' pessimista, questo è vero. Perché? Perché tutti coloro che stanno lavorando in tal senso, il saggista nominato Allam a parte, tutti quelli che stanno lavorando in tal senso e che quindi non vogliono assolutamente creare nessuna inversione di tendenza, perché anche se sentiamo che i governi, ma sì, diamo un aiuto per chi mette al mondo il secondo figlio, tiriamo via i soldi per l'asilo, ma una vera, vera radicale inversione di tendenza non c'è nessuna volontà reale da parte dei nostri politicanti. Ecco, allora di fronte a tutto questo, naturalmente, è chiaro che il vuoto sarà colmato. Però tutti quelli, ripeto, che lavorano in questa direzione non hanno fatto i conti con l'oste. Questo è il concetto. Non hanno fatto i conti con l'oste. E l'oste in questo caso è Maria Santissima, Regina dell'Amore. È la Madonna apparsa a Fatima che annunciava tutto questo. È, diciamo, lei che apparendo in tanti luoghi, chiamando e richiamando tante anime, purtroppo non tante hanno risposto, lo sappiamo bene, ma tante hanno avuto la grazia di risvegliarci dal torpore, dalla tiepidezza in cui erano, e ancora oggi ce ne sono di anime attive, di anime, diciamo così, forti, di anime che vogliono combattere con le armi spirituali per il regno di Dio e la salvezza delle anime. Bene, lei, la Madonna, con questo piccolo gregge salverà tutto. Ecco, quindi è inutile fare, cioè l'Europa diventerà islamica. Io dico di no, io dico che l'Europa tornerà ad essere cristiana. Magari ripartiremo da minoranze, ma saranno minoranze combattive, saranno minoranze convinte, saranno minoranze attive. Ripartiremo da lì, ma con l'aiuto della grazia ci sarà questa nuova Pentecoste, questa nuova evangelizzazione e l'Europa tornerà cristiana. L'anno prossimo, fra 10 anni, fra 100 anni, non lo so, non lo sappiamo, i tempi sono di Dio. Ma questi disegni,
questi piani, questi aspetti che si stanno manifestando, voluti o non voluti, per carità, io sono convinto che dietro c'è una regia ben precisa, perché mi ricordo che Klaus Schwab, che è uno dei capi del famoso forum di Davos, no, del World Economic Forum, che si trova ogni anno a Davos in Svizzera, per determinare cosa si deve fare nel mondo, perché sono le elite dei ricchissimi e dei potentissimi che decidono cosa si deve fare nel mondo, sostanzialmente Klaus Schwab l'aveva detto. Aveva detto che il futuro dell'Europa, del futuro dell'Occidente, deve essere meticcio. Cioè, cosa vuol dire meticcio? Mescolanza delle razze, mescolanza diciamo dei popoli. Perché? Perché in questo modo si annullano tutte le identità. Si distruggono tutte le identità religiose, identità di valori, identità di tradizioni, e si crea un popolo uniforme, sostanzialmente, che, non avendo più una identità precisa, può essere, fra virgolette, adesso uso un termine non giusto, può essere evangelizzato da loro, cioè contro evangelizzato da loro, e guidato come vogliono loro. Bisogna distruggere le identità. Ecco, questo è uno dei piani del World Economic Forum. Non mi sto inventando niente, perché l'hanno detto loro, l'ha detto Klaus Schwab, e non tanto tempo fa. Ma ripeto, queste persone non hanno fatto i conti con l'oste. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà, la fede rinascerà, la Chiesa si salverà, la fede della Chiesa tornerà ad essere forte. Nel segreto di La Salette, sapete cosa dice la Madonna? La Madonna La Salette dice, nel suo segreto che poi è stato rivelato, Roma diventerà la sede dell'Anticristo e perderà la fede. Ma aggiunge poi, poi, dopo il trionfo del suo cuore immacolato, sottinteso, la Chiesa, o meglio, le nazioni, tutte le nazioni, diventeranno il braccio destro della Chiesa. Pensate voi, le nazioni diventeranno il braccio destro della Chiesa, possiamo dire anche la Chiesa, il sostegno, il braccio destro delle nazioni. Braccio destro nel senso aiutare le nazioni a trovare la vera strada, la via della verità. Carissimi tutti, allora noi abbiamo una grande speranza da conservare. Siamo in pochi, non importa, noi cerchiamo di essere sempre di più, cerchiamo di allargare sempre di più il nostro, diciamo così, le nostre riflessioni, i nostri valori, di testimoniare con la fede ciò che noi siamo veramente, senza paura, senza alcuna, diciamo così, sottomissione a tutto quello che oggi ci viene propinato. Fermi nella fede, fermi nella fede di sempre, quella contenuta nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Non importa se qualcuno vuole cambiarla, noi stiamo fermi su quella fede lì, quella contenuta dalla tradizione della Chiesa, scrittura, tradizione e magistero solenne dei Papi, raccolta nel Catechismo della Chiesa Cattolica. E andiamo avanti con fiducia, testimoniando la nostra fede e cercando, con l'aiuto della grazia, di risvegliare tanti nostri fratelli dal torpore. Non dobbiamo più avere indugi. Noi non dobbiamo lottare e guerreggiare con nessuno, ma con le armi potenti che la Madonna ci dà, e sappiamo quali sono: la consacrazione, l'Eucaristia, la preghiera e il sacrificio, il rosario, la testimonianza della fede, l'offerta delle nostre sofferenze, la conversione del cuore. Queste armi potenti messe insieme, quindi lavorando insieme, faranno sì che i conti dell'oste vadano male, nel senso che il vero, diciamo così, la vera trionfatrice di tutto sarà la Madonna e naturalmente Gesù attraverso di lei. Andiamo avanti dunque con grande speranza, con grande fiducia, perché il futuro è nelle mani di Maria Immacolata, Regina dell'Amore. Sia lodato Gesù Cristo.